Buongiorno ragazzi, oggi facciamo una bella zuppa di pesce, a base di seppie, gallinelle, sardine, gamberi, vediamo un po', ok? Facciamo riscaldare un po' d'olio. Prendiamo i nostri coltelli. Mettiamo del peperoncino, prezzemolo, aglio, cipolle, del vino, pomodoro. Ecco qua, allora iniziamo a rosolare le cipolle. Sciacquatina e tagliamo pezzettini piccolini. Oggi è sabato ragazzi, si prospetta tanto freddo qui a Londra, in Inghilterra più che altro. Nella prossima settimana far bruciare, mi raccomando, mai bruciare niente. Facciamo rosolare le cipolle per bene, fiamma alta. Un'altra cipolla e via, sempre a pezzetti piccolini, non troppo, però vedete voi come quello che riuscite a fare. Ecco qua, facciamo rosolare per bene, mettiamo del sale grosso, marino, una bella manciata. Ecco qua. Pulizia. Buongiorno Guido, benvenuto. Facciamo una bella zuppa di pesce. Allora, ecco qui, io ci metto una testa d'aglio, mi raccomando non si devono bruciare le cipolle, continuate a rosolare, ma poi aggiungiamo un bicchiere di vino. Dovrò pulire la mia seppia, però aspetta ancora un attimino. Facciamo andare le cipolle per bene, con molta calma, pepe. Ok.
dovete dare almeno 10 minuti alle cipolle perché si appassiscano per bene, vabbè. L'aglio, con l'aglio lo toglieremo a un certo punto. Ecco qua. Adesso cosa devo fare? Devo continuare a filare il mio coltellino perché purtroppo è solo quello che ho. Ecco qua, io ho gli arnesi, affiliamo. Adesso aggiungiamo il vino. Ecco qua. Un bicchiere di vino, ragazzi. Possibilmente bianco. Buongiorno Ninni, zuppa di pesce oggi. Abbiamo le seppie, sono appena rientrato dal mercato del pesce. Poi ho preso, ecco qui, come farlo ve lo faccio vedere. Abbiamo due gallinelle. Un paio di sardine e poi dei gamberi, va bene? Allora andiamo a pulire le nostre seppie, facciamo evaporare il vino, purtroppo ho messo vino rosso anziché bianco, ma non fa niente. Andiamo avanti. Allora, il Cagliari non gioca oggi, gioca domani sera, domenica. Sa che gioca col Milan, quindi dobbiamo aspettare ancora un po', ci riscaldiamo nel frattempo, no? Ci riscaldiamo, crediamoci, secondo me il Cagliari vince col Milan, facciamo un 2-0 secco, volete vedere? Eh? Allora, giochiamo un po'. Dunque, è buon mattino qui, ma noi non ce ne frega niente, noi siamo in Inghilterra, raga. Eh? Ci diamo dentro? Allora devo pulire le seppie, però non devo far casino. Come faccio? Non lo so, perché lo devo fare sul lavandino, raga. Però le gallinelle le posso pulire anche sulla mia tavolozza. Allora, ci fa un giochetto qui. Viene un po' male, raga, viene un po' male col coltellino. Ecco qua, si va contro la spina, non stai attento alle mani, ecco qua, ok, non so se riuscite a vedere, poi bisogna tagliare la spina qua, non viene facile, ecco qua, e poi sul dorso. Sono grandi, non è facile. Ecco qua. Adesso sfigliamo la spina. Dovrebbe togliersi con molta facilità. Attenzione, la strappate per vedere, poi sotto il rubinetto togliamo l'interiore, va bene? Uno, oddio,
Allora, chi mi scrive, vedete? Pulita bene, giusto? Bel lavoretto. Sì, controlliamo la zuppa, hai ragione. Ti faccio prendere dall'entusiasmo. Ah, Nidi, mi hai bloccato al volo, grande, sei un grande. Allora, adesso iniziamo ad aggiungere il pomodoro. Sì, abbasso il fuoco, l'ho messo troppo alto. Ecco, ci metto un bel po' d'acqua ora. No, poi ci vorrei mettere la seppia, rosolare con un po' di misto. Non fa niente. Allora, aggiungiamo l'acqua, un pochettino, continuiamo a far andare la cipolla e il pomodoro. Devo spostarmi. Certo che si fa la differenziata, però Ninni, siamo sotto Covid e un po' ci imboschiamo perché siamo un po' tutti stressati. Sì, si fa. Ma la mia, Ninni, è tutta roba organica, quindi c'è poco da differenziare. Oh, rotto in cosa. Allora, mi fa piacere che ci sia anche tu. Apriamo come faceva mamma, le scatole una volta, ta-ta-ta, e via. No? Siete capaci? Raga, e si apre il pelato. Ora con la linguetta. Fatto. Allora, mettiamo dentro 400 grammi di pelati. Facciamo andare il pomodoro, fiamma alta. Adesso ci vuoi mettere le sardine, non c'entrano niente le sardine, ma ne ho comprate tante oggi, quindi spostiamo il bastone, non c'entra niente. Allora, torniamo a noi. Stavo pulendo le gallinelle, giusto? Allora, tagliamo qui. Attenzione a non farvi male. Ecco, vedete, si fa anche in fretta, ok? Però attenti quando pungete sopra perché vi tagliate le mani. Ecco qua, tagliamo dietro. Ecco, andiamo a vedere questo pezzo qui, la spina dorsale. Andiamo di giù. Andiamo i tenori in sottofondo. Volume basso perché... Ecco qua, poi strappiamo. Le spine vengono via. Ecco qua. Abbiamo due gallinelle pulite. Le passo sotto l'acqua adesso, ragazzi. Ecco qua, il pomodoro a cucinare.
Ecco qui, l'ho ripulita dall'interiore, facciamo l'altra ora. Devo spostare la camera che la moglie ci deve fare la colazione, abbiate pazienza. Ok, allora. Va bene? Ok. Allora, ragazzi, le galline sono pulite, pomodoro cucina. Adesso puliamo le seppie. Ok, raga, riuscite a vedere? Non lo so se riuscite a vedere. Ecco qui, facciamo asciugare il pomodoro, fra un po' togliamo la testa d'aglio, per ancora un attimino, giusto il tempo di pulire le mie seppie, le due sono belle grandi, guardate qua, uno spettacolo. Mi sto pissando, mi rimando. Ecco qui le nostre sardine, però le devo completare. Adesso occhio qui. No, se non posso. Abbiate pazienza che la signora qua, se non disturba non è contenta, ma non fa niente. Allora raga. Ora sta asciugando una filmina, io ci metto anche qualcos'altro. Allora, estratto di pomodoro, si fa così, sta finendo il cubetto. E uno, due, ok, mescoliamo una bella salsa densa. Aggiungiamo un altro po' di pomodoro, scusate, di acqua adesso. Iniziamo ad aggiungere il pesce. Adesso non so quanto riusciate a vedere voi. Ecco, forse così è meglio. Allora, devo andare a pulire le seppie, ragazzi. Thank you.
the way it is, donc. Allora, mi chiede, la signora mi chiede perché le seppia nel nero. Ma ditemi tu, ma ditemi voi, che domanda. Vabbè, succede. Allora, devo pulire le seppie. Devo pulire le seppie. Siamo quasi, ragazzi, un attimino. Zuppa sta andando con molta calma. Adesso rimuovo l'aglio che ha fatto il suo dovere. Ecco qua. Aggiungiamo un altro po' d'acqua.
le facciamo andare. Ecco qua la nostra seppia pulita. Eccoci qua ragazzi, adesso dobbiamo tagliare la nostra seppia a listarelle, fettine. Attenzione, non mettete mai il pesce troppo vicino al calore. Ok, allora ci siamo quasi. Coltello ben affilato. Allora, questi pezzi possono andare così. Bella seppietta, due belle seppie, via. Allora, e poi abbiamo le nostre seppie vere e proprie che tagliamo a pezzi piccolini, vabbè? Tagliamo prima in due. Abbiamo lavato per bene sotto l'acqua corrente e ci facciamo delle listarelle. Bene, ok, ok. Oh, are you working today? Piano, certo che se avessi un coltello migliore, è vero raga? Via, qualcuno toglie anche la pelle dalla seppia, ma a me sta bene. Eccoci qua. Allora. Sto svegliando mezza Cagliari. Ancora non ho invitato nessuno, eh. Eccoci qua, facciamo andare la zuppa per bene. Qui abbiamo un'altra seppia da pulire. Che sia sempre tutto ordinato intorno a voi ragazzi. Va
abbiamo finito, non abbiamo finito qui. Ok. Ecco qui. Allora, continuiamo a tagliare la nostra seppia. Bel profumo qui ragazzi, roba è fresca, comprata stamattina al mercato all'ingrosso, e pesci, quindi c'è la qualità. Ecco qua, via. Scoliamo, diamo una pulitina qua. Facciamo casino. Allora, a che punto siamo, ragazzi? È tempo di fare un piccolo brindisi, secondo me. Spostiamo la camera di nuovo, così vedete un po' di, forse un pochino meglio, non so. Ecco qua, forse si vede meglio così. Allora, la zuppa va. A questo punto io aggiungo un'altra tazza d'acqua, la voglio bella, bella, grossa, corposa. Una. E due. Facciamo andare, la fiamma è alta, questa logicamente la zuppa cucina molto velocemente, però non abbiamo fretta a casa mia. Adesso devo pulire le sardine, ne ho giusto un paio. Ecco qua, facciamo così, facciamoci spazio e spostiamo dal calore logicamente. Sì, la lasciamo ancora un paio di minuti, poi aggiungiamo le gallinelle.
Allora, raga, qui va tutto bene. Assaggiamo. Assaggiamo. Ecco, sta già prendendo il sapore del pesce. Molto buono. Quindi io metto, adesso aggiungo un po' di sale. Non troppo. Un pochettino. Sale grosso. Mettiamo le nostre gallinelle. Ci dovrebbe mettere prima le teste, però va bene. Non fa niente. Ok? Ecco qua. Cucina con tranquillità. Ho le mie sardine ripulite dalle teste e dall'interiore. Adesso prendiamo un paio di gamberi. Ecco qui, un paio di gamberi, raga. Noi li sappiamo. E via. Adesso facciamo cucinare le gallinelle. Le seppie. Dobbiamo aspettare un pochino, eh? Va bene? Brucio tutto, Nini. No. Allora, adesso dobbiamo aggiungere il peperoncino. Ecco, un po' di peperoncino qui. Ne mettiamo 3, così non è troppo piccante. 2. 3, faccio un po' di caffè, non costa mai. Adesso aggiungo un pochino d'olio d'oliva, un goccino, via, e ci siamo, raga. Facciamo cuocere il pesce, l'avrei dovuto tagliare a pezzi la gallinella, ma non fa niente, dai, non muore nessuno. Le seppie stanno cucinando e ciccia. Va bene? Non sta inquadrando bene la camera, beh. Così. Forse è meglio così. Ecco qua. Allora. Vediamo un po', assaggiamo
a Sunset. Non si usa in Sardegna mettere le sardine nella zuppa di pesce, no, però voglio provare. Vediamo un po'. Bel sapore di mare, la piccantezza giusta, grandiosa ragazzi, grandiosa. Posso abbassare anche un po' la fiamma perché sta bollendo un po' troppo velocemente, però sardine e gamberoni, gamberi cucinano in un attimo, quindi aspetta ancora un po'. Vediamo un po' se vogliamo invitare qualche amico. Staranno dormendo ancora, non so. La nostra zuppetta di pesce. Ecco qua, io schiaccio. Chi c'è? C'è. Fatto, un paio di amici. Ok, allora la gallinella va a meraviglia. La salsina prende il suo sapore. Le seppie cucinano, ecco qua, hanno bisogno di quei 20 minuti le seppie, 20-25 minuti, ok? Però ci siamo, quindi io a questo punto assaggio di nuovo. Veramente buono. Allora, abbasso la fiamma ora, quasi al minimo. E ci aggiungo le mie sardine, beh, pulite. Ok, togliamo anche le code, eh? Togliamo le code. Ecco qui le mie sardine, ragazzi, gli ho rimosso la testa, la coda, l'interiore. Vabbè. Adesso la fiamma sta scendendo e poi aggiungiamo il pesce. Ancora un attimino. Deve sobbollire proprio, sobbolline. Ecco qui. Adesso aggiungiamo le nostre sardine, mettiamo intorno, così. Profumo c'è tutto, ragazzi. Facciamo così, cos'ha? Bene. Le sardine sono dentro. Ok, se esce buona, a quel punto la rifacciamo. Giusto, raga? Allora, adesso a questo punto non giro più. Non sto a mescolare più la mia zuppetta, per carità. Un attimino aggiungiamo i gamberi, facciamo sobbollire un secondo le sardine, ma non è necessario. Possiamo metterci i gamberi ora, a giro.
e danno il loro sapore, profumo, tutto. Ecco qua, non ne ho messo troppi, giusto per vedere come va. Allora ragazzi, cosa ci vuole? Se ci vuole un bel tocco di prezzemolo. Benvenuta Agnès, buongiorno Michele, anche a te. Vi ha fatto una bella zuppetta di pesce. Hey guys, fish soup today. Take two onions, some oil, possibly olive oil, a big chunk of garlic which you will remove, let it run slowly, add a glass of wine, possibly white wine, then when the onions are cooked and the wine evaporates, you start to add water, a tomato can, 400 grams, and some puree tomato. You let it cook for a good 10 minutes, then you start to add your le seppie, come cavolo si chiamano le seppie in inglese? Non mi viene male, comunque, squid family guys. Then I have some soup for fish, prawns, sardines, that's it, really. So you add some water as you go along, two chilies or three, black pepper, coarse salt, and that's it. Now we're gonna add some parsley, and the job is done. Big chunk of parsley all around. There we go. Nothing difficult, guys. I'm not gonna stir anymore my soup. Just let it go at minimum fire, yeah, then you will see when the prawns are cooked. Take just a couple of minutes, no more. Clean the place, never forget, nice and tidy. Okay. Just, you know, let it cook, don't rush it. There we go. It's top class, guys. Right, so I have time to clean my house as well. Okay, so the flame is really a minimum. So it's time to cook. Okay. You will see the prawns turning pink. The job is done. I need to give a couple more minutes. It's not ready. Cooking nicely. Right.
Ecco qua ragazzi, sta sobbollendo. Sobbollendo. Non forzate la cottura a questo punto. Ecco qua, sta sobbollendo. Fate colorare i gamberi e pronto. Faccio vedere da vicino, raga. Va bene. Avvicino la camera, dai. Così. Si vede? Non è facile. Vabbè, a presto ragazzi, questa è la zuppetta di pesce di mano. Goodbye guys, take care, bye.